Voglio farvi sentire una sentenza inappellabile, come un rap, una sentenza precisa, emessa da una persona che sulla base della Costituzione e delle norme vigenti, questo ci dice. Professor Beniamino Deidda, direttore della Scuola Superiore di Magistratura. In questo paese tutti ignorano il diritto. O ti vaccini o ti licenzio. Reato di estorsione all'articolo 629 del codice penale. Il proprio corpo è inviolabile. E la salute personale non è sacrificabile a tutela della salute pubblica. Corte Costituzionale, sentenza 308/1990. Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo. Norimberga, 1945. La somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l'umanità. Oviedo, 2000. Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Articolo 32 Costituzione italiana. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tribunale di Roma, sezione 6, civile. Nell'ordinanza numero 45986/2020 RG del 16-12-2020 dichiara illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31 gennaio 2020. Dichiara illegittimo tale stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiara dunque nullificabili tutti gli atti da essa scaturiti. Beh, mi sembra una lettura molto precisa, non voglio commentarla, ma tutto quello che è stato fatto era illegale, è illegale e contro la libertà delle persone, contro i loro diritti. Queste indicazioni molto precise servono per vostra memoria. Non ha ragione chi impone qualcosa a chi non la vuole. Mai, mai, mai.